Buongiorno, manco ufficialmente pochissimissimo alla data prevista. Quindi stiamo facendo gli ultimi preparativi, adesso prepareremo la borsa da portare in ospedale e poi ci verrà a trovare una persona speciale che mi aiuterà, ci aiuterà a capire come prepararci perché posso dirlo, non mi sento per niente pronta, Min non si sente per niente pronto e quindi speriamo che questa prontezza arrivi nel mentre. Intanto parliamo un po' e rispondo un po' di alcune domande che mi avete fatto su Instagram mentre prepariamo questa valigia. Però sono appena stata al mercato e intanto ho comprato delle cose anche per Min, quindi adesso gliele diamo. Tra l'altro sto facendo adesso gli ultimi acquisti, io sto spendendo una fortuna, posso dirlo che sto veramente spendendo una fortuna, sto probabilmente spendendo una fortuna in cose che io lo so benissimo che probabilmente non servono. E poi io non sono brava a trattenermi con lo shopping, quindi se continuo così prevedo che andrò in bancarotta molto presto tra cose cute tutine, cose per bambini che non sapevo nemmeno esistessero e potessero servire. Però oggi penso sarà l'ultima volta che faccio shopping prima della nascita, anche perché ormai manca poco, quindi direi che possiamo trattenerci. Però posso dire che mi sento sempre meno in colpa, perché per fortuna, tra l'altro ve l'ho già mostrato su Instagram, io qualsiasi cosa che compro cerco sempre di comprarla nei siti che danno il cashback, tipo appunto con l'Etishop, che è completamente gratuito, un servizio completamente gratuito che potete usare, io lo uso dal computer, però potete usarlo anche tramite l'applicazione del cellulare. E praticamente c'è all'interno del sito una lista di tutti i negozi che offrono un cashback. Come funziona? Voi entrate in questi negozi attivando l'Etishop, se siete nel computer per esempio potete scaricare il plugin che vi dice proprio se c'è e quant'è lo sconto e lo potete attivare. E come funziona? Una volta che fate l'acquisto, quella percentuale di soldi viene poi riaccreditata sul vostro conto di Letyshops e da lì poi lo potete prelevare, non so, io lo prelevo con PayPal, però voi potete insomma scegliere il metodo che preferite. Quindi devo ammettere che almeno per quello mi sento un po' meno in colpa. E tra l'altro durante la settimana del Black Friday, Letyshops avrà per tutta la settimana degli extra cashback aumentati per un sacco di negozi fino al 40%. Quindi dateci un'occhiata durante il Black Friday. Quindi penso che ne approfitterò e in questo modo mi sentirò un po' meno in colpa. Sono sicura che già tanti di voi già lo utilizzano, l'Etishop, perché ve ne ho già parlato diverse volte tempo fa. Comunque, in caso se non ce l'avete, appunto è completamente gratuito, io vi lascio il link nell'info box se volete darci un'occhiata. Detto questo, andiamo a preparare questa valigia con le cose che mi sono già arrivate.아니 이거 우리 딸방 맞아? 이거 안나 커튼 커튼 옛날에 잠깐 잘때 커튼 치라고 What about 어? Oh. 이거 자면서 이렇게 운동하는 거 우리 그거 준비해야 돼. 그래 그 valigia. 발인자 Sì, per ospedale. Valigia. per forse Valigia. Valigia, ok. Trolley. Quindi ti ho comprato delle cose bellissime anche per te. Allora. Per Min abbiamo una felpa del mercato. Ah, ma io non ho sentito che si chiude. Perfetto. Ormai? 25 euro. 25 euro? 이거 시장에서 산 거라고? 응. 왜 이렇게 비싸? 이거 산 거야. 이거 괜찮아. 아니, 35유로. 아, 35 euro. 어? 어? 어쩐지 조금 더 비싸긴 했어. 어떻게 내가 좋아하는 재질이나. 그치? 그럼 이 팬티 아니야? 네. 아, 팬티는 충분히 입는데. 맥주 있는 팬티 있었어? 없었어? 이거 15유로야? 이게 한 장이? Yes. 한 개에 15유로라고? 아니, 오늘 왜 자꾸 컴플레인? 선물을 그냥. 아, 이렇게 비싼 걸. 아니, 봐봐, 얼마나 아이고, 귀여운데, 어? 겁나 귀엽네. 안나가 선물 사주는데 왜 컴플레인 그렇게 많습니까? 안나가 돈쓴게 너무 아까워, 약간 아까워서? 아니, 그냥 고맙다고 하면 돼. 고마워. 아, 진짜. 고마워. 선물 안 사줘. 연민이한테 그렇게 이쁜 거 사고, 안나는, 어? 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 안나는 10유로 차이, 10유로 차리 잠옷? 잠옷밖에 안 샀어. 아이고, 아이고, 아이고. �ene, ci siamo. Allora, adesso iniziamo a fare la valigia. Non so nemmeno io che cosa devo mettere. In realtà, mi hanno dato tipo una lista, di cose che devo mettere. Adesso la facciamo assieme e rispondiamo un po' alle vostre domande. Comunque, qui mettiamo le cose per me e poi penso in una sacca a parte le cose per
la bambina. Allora, penso che la domanda che mi è stata fatta di più in assoluto è probabilmente se mi sento pronta, se ho l'ansia, se sono preoccupata per il dolore. In realtà posso dire che non mi spaventa più di tanto il parto di per sé, però c'è anche da dire che io sono sempre scialla prima di queste cose. Anche quando ho fatto altre operazioni non ero mai particolarmente nervosa, sarà che mi fido dei dottori, non lo so. Quello che mi preoccupa è più il non sapere la data. Penso questo sia una cosa che probabilmente è più facile da capire per chi magari lavora in proprio, nel senso, diciamo che se lavorate in proprio come facciamo noi, non siete tra virgolette coperti in questo periodo. Nel senso, non c'è la maternità, non è che posso decidere di non lavorare, il governo mi paga. Se lavoro in un'azienda, magari l'azienda si arrangia, trova qualcuno che lavora al posto tuo, tu i soldi te li prendi e sei bella che contento. Purtroppo lavorando in proprio questo ovviamente non è possibile. Cioè, insomma, ci sono i pro e i contro. Sicuramente è positivo il fatto che comunque posso lavorare da casa. E a cui vieni anche tu in ospedale con me. Lui quando vede le valigie impazzisce, sa che... succede qualcosa che non vede poi mamma in avere un po' di tempo, vero? Sicuramente è pro il fatto che comunque posso essere a casa e lavorare direttamente da casa. Quindi questa per me è la più, penso sia lo stress più grande che ho in questo periodo, soprattutto perché, come sapete, gestisco anche un e-commerce. Se non lo sapete, c'è il link qui sotto, comunque, dove appunto vendiamo cosmetici coreani. E questo sarà probabilmente il periodo più impegnativo, perché è proprio il periodo del Black Friday, il periodo delle feste, a livello mentale è abbastanza stressante. In caso comunque vi lascio il link qui sotto del nostro sito, se volete darci un'occhiata. Sappiate che per la settimana del Black Friday ci saranno un sacco di sconti. We need to choose Haru's outfit. Sei pronto a diventare papà? Haru, 안녕. 내가 너의 아빠란다. 좋든 싫든 내가 너의 아빠야. 준비됐냐고. Ah, ti direi oh. Haru, tu mi dici? Ah, non è vero. Ah, non è vero. E il chiudo è Manuali. Manuali, che è un Bible. Come un cocco. E poi, il giorno in cui Anna va a sanciare che è un cocco. Quindi, noi due da toccare il Manuali. Bene, adesso finiamo un attimo di chiudere tutto. E poi arriva appunto qualcuno che finalmente ci aiuterà a capirci qualcosa e vediamo se la situazione è migliore, ci capiamo qualcosa di più. Arrivo. Ci siamo! No, allora, abbiamo un ospite super speciale che è venuta a salvarmi dal panico preparto. Sì. Presentati tu, che sicuramente ti sai presentare meglio. Va bene. Io sono Dalila, sono un'ostetrica libera professionista e faccio questo lavoro ormai da 8 anni, quindi accompagno i futuri genitori in questa transizione verso l'accoglimento di un bambino o di una bambina nella famiglia, e lo faccio anche attraverso corsi di accompagnamento alla nascita, sia in presenza che in digitale. Quindi oggi sono qui con Anna appunto per rispondere alle vostre domande di entrambi e vedere un pochino anche magari com'è messa la vostra bimba. Possiamo scoprirlo? Lo possiamo scoprire? Con le mani, sì. Con le mani, ok. Sì. Infatti io sento cose strane, io sento che scalcia di qua, poi di là, poi di su, poi di giù. Poi non so se ti succede, ma anche di solito quando filmi la pancia dici, beh, aspetta, esatto, che adesso registro per i posteri cosa sta combinando lì dentro, basta, calma piatta. Okay. Senti anche le voci, riesci adesso che è quasi alla fine della gravidanza, quindi ha maturato anche tutti i suoi 5 sensi, mm-hmm, a identificare la differenza e a riconoscerla poi dopo il parto, quindi quando vi sentirà riuscirà a capire chi è che le sta parlando. Ancora le mani un po' fredde, ok, quindi aspettiamo un attimo, okay. Se avete delle domande partirei con quello, se ti va. Allora, secondo me ci serve un training per lui, perché cioè lui si spaventa se mi taglio un dito ed esce una goccia di sangue. Come lo prepariamo? Una rassicurazione secondo me può essere quella che il sangue non c'è durante il travaglio, okay, e il parto, cioè proprio una cosa della fine, dopo che esce il bambino. No blood. Oh, really? Yes, mm-hmm. Just at the end. At the end. Yes. Oh. È già impressionato. Quello che succederà è che nascerà la bimba, okay, o subito dopo o entro una mezz'ora nascerà anche la placenta. Ah, okay. Quindi ci sono queste due fasi del parto che a volte non si conoscono, non ci si concentra perché si pensa solo alla nascita del bebè, e poi nella prima mezz'oretta sentirai qualche altra contrazione, okay, qualche altro doloretto, ma molto più leggero. Yeah. E a quel punto uscirà anche la placenta ed è in questa fase in cui può esserci un po' di sangue. Domin, you're safe. So just don't watch. Yeah.
Yeah. You can focus on the baby. On the baby. Yes. Ok. Di solito il primo figlio in media ci sono 8-10 ore di travaglio attivo, quindi di contrazioni, okay, che servono per dilatare il collo dell'utero. Okay. Per aiutarti in quelle ore, in realtà le cose che puoi fare sono tante e dipenderanno da cosa fa stare bene te. Perché ci sono alcune donne che adorano in quel momento essere massaggiate, okay, perché nel momento in cui magari vengono schiacciati dei punti sulla schiena, che poi possiamo vedere insieme, okay, dicono oh, che sollievo, cioè riesco a gestire quell'intensità, mm-hmm, e altre che invece desiderano non essere sfiorate, okay, e semplicemente vedere che lui c'è e che ti incoraggia con le parole. Okay. Quindi questo sarà proprio una cosa che costruite insieme e che scoprite insieme che come farlo funzionare. Yes. Should I buy a mouse piece? Per te o per lei? Per lei no. No. Questa è l'immagine che ci si crea per i film che si vedono. Nel momento delle spinte è importante che non si stringano i denti e si sforzi tutta questa parte della faccia. Non è d'aiuto. Ricordale, prova magari ad aiutarla a respirare, quindi a soffiare fuori l'aria, non a stringere. You should like, no, don't wait. No. Ok? Breathe. Ci sta. Maybe, that's your job. Ok? Vuoi che misuriamo il pancione? Sì, dai. Sentirai che prima c'è un po' di vuoto, ma a un certo punto se tu premi verso il basso senti che c'è un ostacolo. Sì, quello sì, è il fondo dell'utero, quindi la parte al di sopra, che è quella che con le contrazioni la spingerà verso l'uscita. Ok. Ok. E si parte a misurare quindi da questo punto qui e si arriva fino all'osso pubico. Perfetto, 32 centimetri. Adesso continuerà a crescere, okay, circa un centimetro e mezzo a settimana. Ok. Fino a che non ti arriverà veramente sotto il diaframma. Ok. Poi nelle ultime due settimane, se sarai ancora incinta verso le 40, 39-40, inizia a scendere perché la testina a quel punto si incanala nel bacino e quindi tutto l'utero scende un pochino più giù. Con le mani prova a sentire un po' che posizione ha scelto. Allora ha la testina qui giù. Ok. Le spalle. C'è la sua schiena che arriva poi un po' incurvata fino a qui e qui è dove sentirai di più i calci e di qui probabilmente i pugni. Okay. Tu senti anche il singhiozzo ogni tanto? Il singhiozzo? Senti un movimento ritmico, tic tic tic, come se fosse un battito delle bollicine. Cuore. Se senti che è ritmico, tic 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 tic, sempre simile, è il singhiozzo. Cioè hanno il singhiozzo anche se non c'è aria dentro? Sì, hanno il singhiozzo perché deglutiscono il liquido amniotico loro continuamente. Oddio. Loro lo bevono, lo fanno la pipì, lo ribevono, lo fanno la pipì. Perfetto, ok. Però viene filtrato dalla placenta, è sempre pulito, non è un problema, però è molto curiosa questa cosa. Loro continuano a bere, fare pipì, stanno esercitando le funzioni sia di deglutizione che poi di urinaria. Ok, ok. If you do like that, no, here, you can hear the, you can feel the head. Così immediata. Comunque la cosa importante da sapere di questo è che non è un problema toccare la pancia, che invece tanti si fanno riguardo, invece la pancia si può toccare, in realtà state già entrando in relazione con lei facendo queste cose, cioè, state dialogando. Questa è lei, questo che senti è il rumore del sangue dentro nel cordone ombelicale. Che quindi sta passando allo stesso ritmo del suo cuoricino e quindi senti questo rumore che è più prima abbiamo sentito nel cordone, invece questo è proprio il suo cuoricino. E vuoi che facciamo vedere a Min magari dei massaggi che può fare per aiutarti? Sì. Ok. La parte da massaggiare è questa fascia lombare e fai dei massaggi circolari che scaldano, cioè proprio energici. Se schiaccio la sensazione è molto più forte, quindi a seconda di quello che senti tu gli dirai premi di più o stai più leggero. Ok. E può farlo sia con movimenti circolari oppure anche solo essendoci, cioè lui ti mette le mani così e tu anche ci puoi spingere, prova a spingere contro le mie mani, ecco sei tu che decidi anche quanta contropressione mettere. E l'altro massaggio invece si può fare proprio in modo puntuale usando i punti di digitopressione che sono qui, questi due punti qui, andando proprio a premere forte in questi punti. È un esperto? Non credo. No. Un'altra cosa molto utile, quando passa la contrazione, quindi Anna non ha più dolore, un massaggio che ti possa far andare via un po' la tensione, che ti rassicuri, quindi Anna sei stata brava, dai che è passato Anna tutto. Anna, adesso dirò che... Io la cico da un bacio. Come faccio a capire quando devo andare? Questa è la domanda delle domande. Contrazioni si riconoscono e le contrazioni del parto arrivano con un dolore che è ritmico. Ogni tot minuti ne arriva una e tutte quelle che arrivano sono uguali, quindi
durano tutte circa un minuto. E se sono tanto distanti, quindi ogni quarto d'ora, si può stare a casa ancora un pochino. Di solito si aspetta che siano ogni 7-8 minuti almeno per andare in ospedale. In media, da quando sono regolari, ci vogliono 8-10 ore. Ah, ok. E poi un po' di spinte. Il tempo delle spinte come te lo immagini? 10 minuti, 20 minuti. Okay. Secondo Min? 2 hours. Ok, lui ci è andato molto più vicino. Però è più frequente a un primo figlio di spingere un'oretta e mezza, un'ora, un'ora e mezza. Anzion pan. Most important. Beh, grazie mille. A voi, grazie mille a voi, è stato un piacere. Ovviamente qui sotto ci sono tutti i suoi contatti, la trovate su Instagram, che dove è molto attiva anche su YouTube, ci sono un sacco di video. Poi ho visto, hai anche dei corsi, giusto, sì, online? Sì, faccio dei corsi digitali, proprio per chi magari vuole approfondire meglio come funziona il parto, che cosa fare per gestire le contrazioni. E quindi sì, trovate tutto sul mio sito. Ok, quindi vi lascio naturalmente tutti i link sotto, andate a seguirla. Grazie mille per oggi, e penso noi ci vedremo poi quando saremo già in tre. Ciao. Ciao, ci vediamo.